Qua siamo in modalità track, derapata a livello 1, niente ovviamente, vedi la marcia, ragazzi, sono tutto sudato perché sono stato fermo e sto facendo, qua ci sono degli scout, devo dire che ti fa un po', ti fa distrarre cioè l'action cam, vabbè, è qui, bisogna abituarsi al fatto di riprendersi. Secondo me il fatto di metterla capovolta, l'action cam, e fa sentire meno il peso. Si sente il peso, Scusa. Allora, modalità track. Cioè il consumo in genere ora indica 22 km con un litro. 22 km comunque, ragazzi, fa un caldo terrificante. Sto fermo da mezz'ora perché mi sono bisticciato con la cam e col telecomando della cam, che se no non ho capito perché si è bloccato, ma io non vedo il livello del microfono, mi sembra strano che funzioni poi il microfono, vediamo un po'. Il telecomando è utile perché permette di stoppare così, poi vedi, io sto in moto e ce l'ho all'interno della borsa il telecomando, ma non è successo, è il primo giorno che, cioè, tendo di riprendere. Qui è una zona che, qua si chiamano gli Alburni, gli Alburni sulla Salerno Reggio Calabria, se si esce a Eboli oppure Campagna si va per queste strade che sono ottime, non in benno, sono ottime per la moto, cioè sono dei percorsi, cioè di curve, vedi? Cioè qua è raramente, c'è poco traffico, cioè vedi le curve, va giù giù giù, e ho visto un canale di un tipo Davide, giù giù dai, ma quale super moto, turismo, quale turismo, mi fa ridere. Lui c'ha quell'accento spiccatamente nordico, del nord, non so di dove. Io c'ho l'accento partenopeo, ovviamente. Qua vedete, cioè, sperando che sta ripigliando, sta facendo l'audio. Sta facendo io saranno 3 mesi che non riprendo, ma è un po', ti distrae dal guidare, bisogna abituarsi, no? Io mo ho fatto 18.000 chilometri, cioè io l'ho presa a 3.000, ne ho fatti 15.000 in 3 mesi, 5.000 chilometri al mese, diciamo quei 1.000 chilometri alla settimana. Ma farli con questa moto è facile, perché tu, cioè, ora stai, ne fai pure 200-300, scusa, in un giorno ne fai 200-300, se riesci ogni giorno o la sera o il pomeriggio a farne 200, fatti un calcolo, o un giorno sì, uno no, fai quegli 800-1000 km alla settimana, che sono
4-5 mila chilometri al mese. Comunque ragazzi, sta moto veramente per stancarsi TRK Benelli. Non l'ho provata ancora in due, ma cioè per stancarsi ce ne vuole di questa potenza, di questo. C'è una coppia, 100 newton metro di coppia. Io non imbenno, non so imbennare. Cioè, vedete com'è la strada? Qua è una discesa ripida. Ma quando la faccio a salire è incredibile, non si sente proprio la salita. Cioè, sento la discesa ma la salita no. Cioè, voglio dire, c'ha una bella potenza che le salite non le senti proprio. Viceversa, in discesa si sente che sto in discesa. So, è un posto di proprio dove questa moto e la sua proprio è indicato proprio, è una discesa ripidissima, è indicata, cioè perché è un misto stretto, traccia mappa track com'è? trick track sensibilità sport, diciamo che sempre sport ce l'ho e mi sono abituato a gestirla così con sport. Io so il tipo dalla suonata facile, preferisco suonare una volta in più che in meno. Speriamo che l'audio, però questo è un orario in cui mo 31 gradi, mamma mia, incomincia a far caldo. Io torno, faccio il giretto, torno prima possibile. Il telecomando permette di mettere in pausa, quindi tu metti in pausa, mo per editare sto file, che ci vuole? Cioè raga, vedete? In un attimo raggiungi 100 140. Se parti da un semaforo e acceleri, in un attimo raggiungi i 100, pochi secondi. Fa troppo caldo a quest'ora, cioè io c'ho scusa, tenere la visiera chiusa per avere l'audio pulito, fa un caldo terribile, raga. Ci sono 32 gradi ma sono percepiti come 36, fa molto caldo. Vedete che montagne, io non devo guidare, non è che posso. C'è un paesino sopra la montagna qua. Galdo degli Angeli. Che se mi metto col caso, abbasso la testa, ma non lo posso fare, che va in corrispondenza della, non mi viene il nome, il termine, cioè in autostrada ha una buona aerodinamicità se mi abbasso.
Io indosso degli occhiali da sole, perché gli occhiali, le lenti del casco le devo sostituire, non è attivo, allora ho degli occhiali Ray-Ban che vanno proprio perfetti, se riesco a metterli. Cioè, vedete che percorso? Chissà se l'audio è pulito. Guarda, è una giostra proprio, guarda. Cioè, ma poi è... cioè, sono zone dimenticate da Dio, cioè qua non c'è proprio niente. Il che lo rende appetibile per la moto, cioè per stare in sicurezza, no? Poi è pieno di tornanti per fare... Giù! Ovviamente sto Davide, che è uno dei pochi che ha il canale YouTube su questa moto. Io sto anche in un gruppo WhatsApp di questa moto. È un percorso veramente scusa, divertente. Mo' fa un caldo della Madonna, è veramente divertente questo percorso. Cioè, se sai fare, sai piegare, l'asfalto non è male. Io faccio il minimo, cioè non mi metto a piegare troppo, giusto il minimo. Qua è un continuo di curve, le taglio perché tanto si vede, c'è visibilità. Non la, questa moto sarà il 17 la ruota, il pneumatico, cioè non la va giù, cioè si è di un'agilità. Ma pure nel traffico, l'unica nota dolente nel traffico è il motore si riscalda eccessivamente. Mo non si sente, cioè già se vai a 40-60 vabbè, nel traffico a 20-30 all'ora si aziona la ventola, non va bene, fa troppo caldo, tra il calore sopra, il calore che viene dal motore, d'estate si muore di caldo. Io ho una giacca traforata e non me la ricordo sta curva, quindi, però va, cioè tu qua non ti ricordi, c'è una frenata potentissima, cioè no. Freni pure in curva, pure in piega. Io sono un principiante, ma comunque ho 30.000 km alle spalle prima di prendermela, 20.000 km, ora ne ho fatti altri 18.000. Cioè, come puoi vedere, cioè, è un calore, è sta sale 33 gradi. Qua ci sono delle grotte di Pertosa, si chiamano grotte con stalattiti, cioè molto belle. Mamma mia, però. Ma no, quando non fai le cose da tanto tempo non riesco a sincronizzare l'app con l'action cam. Non riesco ad accedere. Insomma, non è... ci sono tanti problemi. Però cioè, il casco è chiuso. Sto facendo una sauna. Una sauna. Io no, tra le varie mappe io non
Io la sento sempre potente, bella, eccetto la mappa Rhein, pioggia, ma poi è sempre, la potenza esce da tutti i pori. La coppia, io adesso sto andando piano, perché cioè qua quando sto senza action cam e mi metto insomma a piegare un po' di più con l'action cam mi distrae, allora di conseguenza diminuisco la velocità. E qua guarda, cioè è perfetto l'asfalto, però in certi punti fa impressione, mamma mia. Ma io ho una giacca airbag addosso, traforata, Tucano Urbano. L'airbag è in emotion. Ma questo, al 95% l'asfalto è ottimo, però ci sono dei punti in cui, mamma mia, cioè è irregolare, mi fa quasi sbandare. Anzi, ho cambiato i pneumatici dopo 15.000 chilometri, perché bucai sotto casa nel mio garage, perché dall'alto buttano delle cose di ferro, cioè io mi scoccio di delle macchine davanti, ma non è che si arriva, e io non mi metto, sorpasso parecchio, però sono il tipo che insomma, per l'esperienza pure in auto, cioè sono il tipo che mi devo sentire sicuro. E che è qua? Sono quei semafori dei lavori, ma che mi volete far morire al sole? No, io vado. Non è il semaforo. Ah, che impazzito qua. Mamma mia. Magari non basta nessuno, cioè non c'è nessuno, neanche una moto già fa sta tarantella, ma non è vero che, cioè non è il semaforo, è il semaforo dei lavori. Allora andiamo gradatamente, piano piano, se viene una macchina io come moto mi posso affiancare. Cioè, qua sono zone, e questo è tutto il candile, è finito già, quindi aspettare per una moto è inutile. Una macchina più che altro è importante per la macchina, però sempre con prudenza, cioè senza esagerare. Quando uno fa queste cose, ovviamente vi consiglio di aspettare, non di andare. Però ripeto, il semaforo non è il semaforo stradale, è il semaforo dei lavori. Se no, ultimamente, pure per errore sono passato a qualche semaforo, un paio di volte, cioè nel corso di 15.000 km. Ma qua c'è solo calore, mamma mia, 30, sta salendo sempre di più la temperatura. Cioè il mese di luglio qui, in provincia di Salerno, regione Campania, per chi vede, le temperature mese di luglio sono ogni giorno 36 38 36, cioè dopo le 10 comincia a salire la temperatura. Maledettamente. E qua vedi, cioè qua siamo in piena estate, primo agosto, è l'asino qua.
Diciamo, vedi che zone sono, cioè non c'è. Cioè guardi i sorpassi, qua. Io non la tocco, cioè a un quarto di acceleratore, questa è veramente. Guarda, io dopo 18.000 km non mi sono stancato manco un po', che dico, ma no, l'Adventure che avevo, l'enduro stradale, dopo 17.000 km mi sono stancato di quella moto, di quella potenza. Questa veramente, guarda, cioè io non la tocco proprio, guarda, le fa da sole le cure, guarda, cioè guarda, non la tocco, cioè la muovo senza, ovviamente senza usare forza, cioè col minimo, ma è proprio che freno in curva, guarda, appena appena, ovviamente, guarda. Cioè guarda, 120, ma così in una stradina qua è contro, non ci sono incroci. Cioè mi permetto di fare se sparare perché non ci sono incroci qua. Eppure è difficile un animale. Eppure è rarissimo. Io sono 40 anni che conosco queste strade, perché mio padre è di queste zone, c'aveva una casa qua, cioè veramente c'ho ancora una casa, una villa che io sto vendendo, ci sono le indicazioni, Salerno, Reggio Calabria, mamma mia, però qua sono le grotte, sono simpatiche, cioè veramente sono di una certa importanza, perché sono, cioè occorre una mezz'ora per vederle, occorre una guida e cioè sono veramente, si vede, mamma, sto scolando dal sudore, scusa se ripeto, ma il caldo. Si vede l'autostrada, vedi il ponte, GLS, un corriere. No, ma quando fa troppo caldo, poco l'exo, io non sono concentrato più sulla guida, cioè nel senso guido, sto attento e basta, ma mamma mia, si inizia a sentire e dopo 40 km, cioè il casco con la cam pesa di più, comunque si inizia a sentire. Io vabbè, ora fra poco chiudo, arrivo qui alle, vi faccio vedere le grotte e chiudo la registrazione, vediamo, perché ormai per chiuderla mi devo fermare, non ho il telecomando, cioè facciamo le, ecco. Qua ci sono dei tornanti bellissimi, non li voglio fare, cioè se si prosegue, invece noi giriamo per le grotte, proseguendo ci sono dei tornanti favolosi, cioè soprattutto senza traffico. Cioè già qui si intravede, vedi? La cascata, le cascate. E qua sono proprio le grotte. Mamma, devo aprire il casco. Allora. E qua vengono i pullman e le gite. Infatti c'è il divieto. Io mo entro, non ci sono pullman. Poi dopo. Cioè vedi che mi fermo al centro, questa è la alla prossima ragazzi, grazie per aver visto il video, iscriviti al canale, ciao.